Gabri, se riesci a completare questo salto impossibile, vinci 5.000 V-Bucks. 5.000 V-Bucks solo per questo salto così facile. Corro subito, bro, è tutta mia. No! Tranquillo, perché questo era solamente uno dei tantissimi salti che dovremo fare quest'oggi. Durante il corso di queste Olimpiadi, daily youtuber, ci sfideremo in diversi minigames, uno più difficile dell'altro, fino ad arrivare alla Detran più difficile del mondo, dove ci sarà il salto finale e sono talmente sicuro che non riuscirete a farlo che ho messo in palio ben 5.000 euro. Prima sfida delle Olimpiadi, Sniper vs Runner. Black sarà il cecchino, quindi dovrà cercare di ammazzarci, mentre io e Gabri dovremo cercare di completare tutto questo percorso senza morire. Quindi, signori, il primo che arriva alla fine del percorso vince una pacca sulla spalla e la mamma di Black. Ma perché, Best? Perché la mamma di Black era una signora molto carina. Quindi, a parte gli scherzi, io ti sto già iniziando a provocare, perché non voglio, cioè, in realtà ti dico la verità, voglierei essere tanto sniperato, ammazzato immediatamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono questi ostacoli, quindi penso proprio che il signor El Matador col cecchino non ci riuscirà. Gabri, tu mi raccomando, non te fa ammazza subito, eh. No, io sono carichissimo, e anche perché voglio una pacca sul sedere dalla mamma di Black, quindi... Cerchiamo di non farlo incazzare subito, perché sennò questo qua ci ammazza. Secondo livello, bro, devi muoverti, guarda che ce ne sono solamente 5, se arriviamo al quinto sei morto. Comunque, è pieno di posti dove possiamo nasconderci, quindi io sinceramente dubito che quel bastardo, quel cecchino, riesca ad ammazzarci in questo momento. Sento però tutti dei sniper verso Gabri, cioè a me non mi sta minimamente cagando, bro. Ha qualcosa contro il contadino, ho capito che hai fame e ti piace il panino, ma povero contadino, bro. I panini sono buoni, i contadini non si mangiano, Gabri. Bravo, anche perché i contadini sono dei pagliettani. No, a parte gli scherzi, rispetto per tutti i contadini, gli voglio un bene nell'anima, perché senza loro non mangeremmo niente. Super bloccato nel frattempo, attenzione. Raga, ogni moneta che prendiamo è un passo verso la vittoria. Attenzione qua, super piscinetta, Best, molto bella. Guarda che bella piscina, io qua ci farei una bella vacanza se non ci fosse Black che ci stream snipera, bro. Sono d'accordo, la farei anche con la mamma di Black. No, scherzo, basta. Per favore, un attimo, un piccolo pronostico. Perché non ammazzi prima Gabri, tipo, rispetto a me, in cambio di 1000 V-Bucks? Sai che è allettante la tua offerta. Best, sei proprio un fottuto bastardo. Cioè, già mi sta mirando da tutto il game, adesso vuoi mettergli anche 1000 V-Bucks così? In realtà sta mirando me da tutto il game, è palese. Cioè, non mi è arrivata manco la... Oh, bro, calmati, Black. Te lo dico, lui, no, non me, lui. Prendimi da qua dietro, se hai il coraggio. Gabri, oggi ho qualche problema col cecchino. Cioè, non so per quale motivo ti sto missando tutte queste volte. Perché sei storto, bro. Si dice così. Sei proprio storto tu nell'animo. Allora, io te lo dico, bro. C'hai un minuto. Cioè, sono quasi finiti i secondi per ammazzarlo. Ti devi muovere. Muovete. Porco due. Quasi finito, però, eh. No, bro, mi sono bloccato. Dove si passa? Bro, non ha capito assolutamente niente. No! Tempo. Morto! Let's go! Sì, i V-Bucks sono miei adesso. Sì, ma non solamente i V-Bucks, bro. Perché la vittoria finale delle Olimpiadi ce l'ha chi riesce a vincere, non chi vince i V-Bucks. Comunque, bro, che cazzo, raba, non ci sono mai stato qua, attenzione. Super salto di qua. Uccidilo, ti prego. Best, ma dove cavolo sei? Super fine, siamo arrivati alla fine. Ti prego. Bro, ce l'ho fatta, sei morto. Sei stramorto. Black, uno era il tuo compito, uno. Il bro non lo sa, ma adesso, cecchino, ce l'ho pure io. E la sniper versus runner, mi sa che il brother non andrà proprio a vincere. Vai, vieni qua, oh il matato. Che bello scontro, due nabbi che si sfidano, mamma mia. Dopo ti ammazzo anche dai Gabri, MC, tranquillo, che non c'è spazio nemmeno per te, sinceramente. Lui dovrebbe essere incazzato che gli abbiamo fatto battute sulla mamma per tutto il tempo, e invece ci abbiamo più fame noi, ce la portiamo a casa noi. Prossimo round, un classicissimo hide and seek. Black è stato eliminato, quindi giustamente sarà lui a cercarci. Raga, abbiamo pochissimi secondi per andarci a nascondere, ma questo nascondino è pienissimo di nascondigli. Tra l'altro siamo piccolissimi all'interno di questa mappa, quindi io so già dove andarmi a mettermi. Mi metto in questo buco del culo molto bianco. Raga, voi come siete messi? Però ho trovato il nascondiglio più bello della vita, letteralmente sotto una coperta gigantesca. Ah, bravo, vale a dire a tutti. Complimenti. Complimentissimi, davvero. Stewin, invece tu? Io mi sono nascosto nella scatola sfungazza. Fra qua non mi troveranno mai. E a questo punto, buon Blackhouse dovrebbe trovare qualcuno. Ma sappiamo benissimo che questa cosa non succederà mai, vero? Ma infatti, è uno scarso di me. Allora, ragazzi, secondo me sotto una coperta ci potrebbe essere qualcuno, ok? Ma dici sotto una coperta? Perché forse qualcuno l'ha detto, dici? Forse per quel motivo lì. Ma che ne so, frate, chi l'ha detto? Comunque babbo. Mi sembra abbastanza stupido. Attenzione, io ho visto Black stra di fianco a me. Questa cosa non deve mai succedere. Non deve mai vedermi. Per favore, non parlare, perché mi sta passando a fianco. Io sto sentendo dei passi stra vicino a me, e sta cosa mi fa parecchio paura, sinceramente. Spiamo un attimo da fuori il coso, raga. Vediamo un attimo se riusciamo a vederlo. Non lo vedo. Molto bene, molto bene. Ma raga, dove siete? Mi serve un indizio più approfondito. T'ha detto coperta, t'ho detto buco bianco. Stewin t'ha detto che stai in una scatola. Già, non mi sembra molto difficile, sinceramente, come allora, hide and seek. Stai dove sto io in questo momento? Ti dico solo questo. Io ti vedo, sono letteralmente. No,
No, no, no, non mai visto, non mai visto. Corri via, corri via, corri via, aspetta, corri via, corri best, via. Best, 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 facciamo un patto, e ok? Che patto? Io ti ridò i V-Buck che tu mi hai dato prima, ma tu mi aiuti a trovare Gabri. Io direi che ci sono la grandissima, l'importante è che mi risparmi. Allora, io Gabri, dato che l'ho già giocata questa mappa, so esattamente dove si trova e non mi sembra molto difficile da trovare, sinceramente, potrebbe essere, eccolo qua. Allora, allora, Black, ti devo dire una cosa, ti do 5 euro. E vabbè, qua tutti a corrompersi, per favore Black, vallo ad ammazzare, è corso di qua verso i birilli, fra, veloce. Verso i birilli. Mi sono rinascosto, mi dispiace. Oh, ma c'è qualcuno in una piccola scatola. Mi hai già perso, che scassone. Dove? Sta qua sulla casa. Anzi, forse dentro la casa? Forse qua dentro. Ok, ragazzi, non so. Ma dove siete ciecati? Sto lentamente davanti a voi a ballare. Come davanti a noi a ballare? Mi ha capito, il bro sfotte pure. Il bro sfotte pure. Tra due minuti sarà morto. Però sfotte pure lui. Ok, lo vedo, bro. Vabbè. Vieni qua. Vabbè, mi sono cringiato talmente. Aspetta, tanto, fermo. Ti devo dire una cosa. Ah, ok, buono. Buono. Ottima idea. Io ora me ne scappo, mi vado a nascondere, perché sennò questo qua mi ammazza. Nel frattempo Steve Wynn sta in una scatola, diceva invece lui. Ma io sono qua tutto tranquillo insieme ai miei marshmallow rosa. Cioè lui proprio un... Ah sì, dici anche quello, che ho già capito dove sei, bro. Aspetta, e si è detto che è con dei marshmallow rosa? Allora potrebbe essere in soltanto una di queste scatole. Non è che magari il lupazzo sfungazzi è qua da qualche parte? Beh, in realtà potrebbero anche non essere marshmallow rosa, Magari ti ho trollato e sono da un'altra parte. Raga, avete solamente 2 minuti, per favore. Veloci, qua il tempo scade. Trovate lui e poi non trovate me, perché io mi sono scaldato troppo bene. Troppo bene. Non è, sei proprio un bastardo che ti sei già rinascosto, bro. Ma vieni ad aiutarci a cercare. Bro, la corruzione, sono raccomandato, io capito. Cioè, non mi può trovare Black. Ti do altre 2000 V-Bucks se mi dici dove è Steve. Ah, che carino. Allora, Steve Wynn, giusto a mio intuito, raga. Io comunque ste robe le ha massacrato il giocatore. Che è morto? Era morto. Ah, è tutto così tranquillo. Silenzioso, allora... nel chill più totale, ragazzi. Nel chill. Ciao, best. T'ho visto nella casa. No, non sono. Non sono in casa. Non sono assolutamente in casa io. Sicuramente. Controlliamo subito un attimo. Perché io qua, se col mio fiuto, sento puzza di pane bruciato. E io sento puzza di culo di lupo. Per favore, ragazzi, state lontani. Io non sono in casa. Vi do un inizio. Sono sotto la coperta. Est, io sono un contadino e so la mia farina com'è fatta. Tu sei un pagliettario. Non sai com'è fatta la farina. Te lo dico io cosa sai come sei fatta tu. Manca 40 secondi. Se finisce il round, ho vinto ufficialmente io. Si passa alla prossima sfida. Come, voi siete dei perdenti, palesemente. Secondo me sta cittando. Sta per forza cittando. Ok, mancano 30 secondi. Alzo tanti pesi. Vi dico solamente questo. Oh, dov'è la palestra? Dov'è la palestra? Ma non c'è una palestra. 20 secondi. Raga, il tempo scade. Dov'è questa palestra? Oh? Ok. Raga, inizio a ballare. Vediamo se mi sentono. Vediamo se mi sentono. Porca troia. Corri. Dai, che ti prendo. 6 secondi per correre. Raga, non mi prendono. Raga, non mi prendono. 2 secondi. 1. E let's go. Raga, benvenuti nella modalità Color Switch con le macchine. L'obiettivo è farci cadere fuori dalle basi. Ogni volta che appunto apparirà il colore, per esempio verde, dovremo andare sulla base verde. Se siete sul colore sbagliato, avete perso. Tipo, Blackout, tu sei sulla moto. Tu sarai il primo a essere fatto fuori, bro. Muori. No. Sono morto io. Non ci credo, sono un coglione. Al posto di risultare Black, muorici tu, che fai bene, bro. Black, vuoi morire? Yellow, veloci. Sì, godo. Ce l'avete fatta per un filo, Gabri, attenzione. No! Mi ha fatto ribaltare con tutto il camion, ma che cacchio. Ok, adesso facciamo miseria, per favore, che siamo morti subito. Siamo molto competenti, io andrei con calma. Raga, andate con calma, se no moriamo subito qua, io già ve lo dico. Io ho la moto è veloce. L'unico problema è che è tipo leggerissima e tu mi puoi purple. Veloce, in fondo. Ok, ci sono. Ragazzi, oh, mi sono salvato per un pelo. Gabri, mi dispiace, ma ti vado a scendere di sotto. Non vi alleate, non fatemi cadere, vi supplico. Posso consigliarvi una tattica? Io di solito sto sempre in mezzo al centro di 4 quadranti. Così di solito capito sempre la maniera giusta. E il bro è uscito dalla macchina, pazzo Gabri. Ma sei tu che mi hai fatto cadere, bro. White, in fondo. Per miracolo, Gabri, perché non vai fuori?
No! 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 Ti giuro, sei proprio un bastardo di me. Regà, allora, di questo onesto, io ho un'ambizione molto suicida all'interno di questa mappa. E il che non mi va per niente bene. Finché non riesco a vincerne uno, regà, io continuerò a rompere le palle a tutti quanti. In fondo, yellow, perfetto. Regà, con calma. Ok, con calma, con calma, con calma. No, 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 io non so guidare. Io non so guidare, regà, non posso prendere la patente. La prossima basta. Volta non ti metti ad attaccare le macchine più piccole. È la seconda volta che cadi. Ok, regà, con calma. Purple, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. In fondo, corri, tu fai lo sprint. Cadi, cadi. No, ti devo buttare giù. Purple di nuovo. Ok, regà. No, no, attenzione. E la vince. E la vince Gabri, signori. Questa volta la sfida si complica decisamente, perché ho invitato un pro player con il cecchino e insieme a lui dovremo cercare di ammazzare Gabri e Black. Regà, molto più complicato di prima. Partite immediatamente. Io sono carichissimo. Il problema è che sto con quel nabbone di Black in squadra, che mi potrà dare un fastidio enorme, bro. Steve, tu sei già pronto col cecchino, bro. Ti vedo pronto. Fai fuori il primo adesso. 2, 1. No, va, porca, porca di quella. Mi ho fatto. No, no, va, va, basta. Adesso ti prendo. Guarda, Gabri, ti faccio saltare quel cappellino da contadino che ti ritrovi. Regà, ho appena fatto un liscio a Gabri che potrebbe, sinceramente, prendersi un infarto. Attenzione, quasi headshot. Molto buono, molto buono. Abbiamo solamente 5 livelli a disposizione. Se arrivano fino alla fine, è un grandissimo problema. Dai, però non riesco a prenderlo. Ma sti cecchini sono storti. No, no, basta. Adesso utilizzo la tecnica del lupo. La tecnica del lupo. 3, 2, 1, pam. No, best, fatelo dire. Ma che pro player hai scelto? Questo non mi sembra per niente. È un pro player molto qualificato. Non ti assicuro che è assolutamente un pro player. Black, se non ti muovi, ti giuro che ti posso tirare un colpo in questo momento, che sei morto all'istante. No! Peso! Te l'avevo detto, fra, te l'avevo detto. E il primo, signori, è stato fatto. Mi fa pena, Black, scusatemi. Io ti lascio 30 secondi, bro. Se non ci riesci, ti ammazzo, ti giuro. Ragazzi, mi avete lasciato solo. T'ha lasciato solo Gabri, ti assicuro, mica io, bro. No, non ci Mamma credo. Mia, che cecchinata. Vabbè, che. E signori, è già finita qua. Cioè, mai stato un round più facile. Guys, benvenuti nella sfida finale, quella più impossibile di tutti. Siamo nella Scissor Zetran, la mappa più difficile al mondo. Ora, non morire all'interno di questa mappa è davvero la cosa più complessa in assoluto. Dovremo arrivare fino al livello 6, dove c'è il salto finale. Ragazzi, se riuscite a fare quel salto, sono 5.000 euro per uno di voi. Li voglio subito io. Sinceramente, il fatto che Black sta avanti a tutto mi fa pensare che è una mappa facilissima. Ragazzi, ma è facilissima sta mappa. Allora, siamo solamente all'inizio, non vorrei dirlo, ma non siamo neanche arrivati al livello 2. Quindi con molta calma, raga, fidatevi. Fidatevi, arriverà il momento in cui morirete, tranquilli. Perché siamo usciti dalla struttura? Perché qui abbiamo una only up orribile. La mappa che io odio più in assoluto. Però ce la dobbiamo cuccare comunque. No, non ci si può arrampicare, raga. Beh, sei proprio un bastardo. Cioè, manco ce lo dici che non ci si può arrampicare, però. E io non lo sapevo neanche. Io ho giocato sta mappa una volta in tutta la mia vita e basta. Comunque sia, signori, super only up. Se cadiamo, siamo ovviamente tornati. Cioè, dobbiamo tornare all'inizio. Questa cosa non mi faccio per niente. L'inizio. Sì, se tu cadi, torni all'inizio. Quindi sta cosa, raga, è molto, molto, molto infame. Non mi piace. Perciò, no! Cioè, vedi, è una cosa non doveva fare. E l'ha fatta proprio in questo momento. Tu non lo sai, best, ma io ho passato un'intera estate solo su Only Up. Ma quindi pensa che sfigato. Ma che pensa che sfigato, assurdo. Potrei riuscire a vincere molto facilmente. L'unico problema è che dove. Ma quanto sei in alto, bro? Bro, sono già arrivato qua io. Ma perché. Oh! Porca puttana. No, però c'ho il checkpoint. C'ho il checkpoint, quindi in teoria torno su. Comunque, non è un problema. Signori, altro checkpoint preso. Siamo arrivati ufficialmente al livello della giungla. Molto carino questo qua. Secondo me, super mega. E infatti, sono caduto. E io sono passato avanti invece. Let's go, 2 minuti e 40. No, ragazzi, sono i tronchi piccolissimi. Non si riesce a passare minimamente qui. E per adesso molti di voi potranno chiedersi: come mai la mappa più difficile del mondo, best, ancora non lo potete vedere? Probabilmente non riusciremo neanche a farvi vedere il livello difficile abbastanza, perché non ci riusciremo ad arrivare. Ma dopo, ragazzi, ci sono dei livelli che dire difficili è dire poco. Cioè, sono letteralmente impossibili. Quindi, se volete, a 2000 likes sotto questo video faremo tutta la mappa completa. Proviamo a speedrunnarla. Impazziremo, scaleremo un botto, insulteremo tutti. Ma non voglio farlo. Insulteremo la mamma di Gabri. Insulteremo soprattutto la mamma di Gabri. No, che gli vogliamo bene l'animo. Salutiamo la signora. Ok, livello 3, raga. Siamo ufficialmente. Abbiamo superato la only up. E adesso inizia a farsi molto più difficile questa cosa. Per esempio, Black, guarda bene. No, no, sono stupido. Sono stupido. Perché non muoio? Sì, sì, ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta al primo colpo. Io pure ce l'ha fatta al primo colpo.
Ma ce l'ho fatta anch'io, bro. Cacchio, sono morto. Guarda, questa cosa non mi dispiace per niente, perché un salto, bam, e ci sono immediatamente. Tac, subito arrivati a livello 4. Ok, signori, ora inizia a farsi davvero molto difficile la storia. Super sal... Come cacchio dovrei arrivare lì? Ce la faremo! È facilissimo, basta, ce la puoi fare. E qua iniziano ad esserci salti molto difficili, raga. Ve l'avevo detto che ci sarebbero stati. Ed eccoli qua, effettivamente. Super corsa! Tagli, Roma, taglie! Best, dopo è complicatissimo. Io sono a livello 5. No, bro, non hai idea di come ho triggerato queste trappole. Cioè, proprio ho rischiato di morire 7 volte di ok? Sono un mitocondro. No! No, Black, sì! Giuro, sei proprio un bastardo. Ok, attenzione, altro checkpoint nel frattempo, raga. Abbiamo 5 minuti a disposizione. Cacchio. Ancora per completare questa mappa. Se no, ve lo dico io, la quitto immediatamente. Super salto qua. Parkourissimo. Oh, ok, ok. Peccato che non c'è l'arrampicata, raga. Se no sarebbe strano. Io quasi ce la faccio. Io basta. Di qua. Sì. Di qua, super salto. Perfetto, checkpoint okay. Preso. Triggeriamo le trappole. Super easy, raga. Io ormai state tranquilli. Ne ho fatte talmente tante quando ero piccolo, raga. Che so fare a memoria queste cose. Super salto pure di qui. Oh, raga, io ve lo dico. Sono alla fine. Io ho superati tutti. Ce la faremo. Ce la farò. Sì. Ok, triggera sulle trappole, bro. Vai. Vai. Ce la puoi fare? Vai. Su. Vai. Ok. No. Niente, i bronzo a triggerare le trappole, raga. Questa è una skill che si apprende in anni, anni, anni di skillerate su queste mappe. Oh, allora, raga, io vi giuro sono avanti a tutti, mi sa. Cioè, siamo tutti allo stesso livello, raga. Andate con molta, molta calma. Oh, ma porca miseria, ma la volete triggerare queste trappole, raga? Non lo fate manco. No, non le triggerò mi dispiace, best. No, oddio, stavo per cadere. Più che altro a questa altezza inizia a venire un po' di vertigini. Ma sti cazzi, Black, bravo. Mi sembra un'ottica tattica, quella di cadere apposta, bravissimo. Scusate, ragazzi, mi sono impappinato perché ho visto la mamma di Gabri. Cioè, la bellezza sua mi ha dissuaso. A livello di mamme, ragazzi, questo video siamo pieni. Cioè, vi giuro, super mamme, esatto. Complimenti. E mo arrivano i amari, perché qua dovevi triggerare tante di quelle trappole, ragazzi, che non ci basta. Sono a livello 6. E il bro ce l'ha fatta comunque. Super trigger di qua, super trigger di là. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Vai, boom, rift, ragazzi. Ok, signori, benvenuti ufficialmente al livello finale. Gabri, non parti. E questo è già partito, questo è un pazzo. Oh, aspettatemi un secondo. Ce la devo fare. Aver passato un'estate intera su Only Up può aver portato i suoi frutti. Chi riesce per primo a fare questi salti qui, compreso l'ultimo, che è il salto finale, vince ufficialmente i 5.000 euro. Sono talmente sicuro che non ci riuscirete a farlo, vi ho messo in palio una cifra del genere. Quindi mi raccomando, raga, io parto prima persona. Se dovessi riuscire a farla io, raga, voi non prendete best neanche un euro, ve lo dico. Problema. Cosa è successo? Ce la sto riuscendo al primo tentativo. Non credo che sia fattibile come cosa. Nel frattempo, attenzione che ci riesco anch'io. Bro, non puoi riuscirci, non sto scherzando. Best, non ci credo, ti giuro che ci sto per riuscire. Bro, non puoi riuscirci, non sto scherzando, raga. Questi sono momenti epici. Best, ce l'ho momenti fatta. Finali. Best, sono un pro player. No, c'era la trappola. C'era la trappola alla fine, non ci posso credere. Ve l'ho detto che non ci riusciva. Cacchio, no, raga, io non ce la faccio, sono bloccato. Nel frattempo, lui non è neanche arrivato al livello, raga, per farvi capire, Black. Vai, ce la faccio. Sì. Il bro è arrivato all'ultimo livello, ma non lo sa che io lo sto vincendo. Nel frattempo, Gabri avanti, ma tranquilli che non durerà più di 2 secondi ancora. Molto facile questa parte. L'unico problema è che dopo ci sono 7000 trappole da triggerare. Oh, raga, che strana questa parte, è difficilissima. Ce l'ho fatta, raga, non ci credo. Il bro si porta ufficialmente a casa, dopo un'intera Olimpiade combattuta, la coppa degli YouTubers. Aspetta un attimo che faccio super... Attento, c'è la trappola qua. Sì, c'è la trappolina. Vai avanti. Easy. E l'ho superato anch'io, signori. Ufficialmente Gabri è vincitore di 5.000 euro. Anche io sono riuscito a qualificarmi. Black invece è morto. Complimenti. Grazie. Mi raccomando, se volete la mia amicizia su Fortnite, raga, solamente per 24 ore, inserite il codice BestYT. E tutti quelli che commenteranno con i loro ID qua sotto nei commenti, solamente le persone che sono arrivate fino alla fine del video, vi accetterò la richiesta d'amicizia. Mi raccomando, posso vedere se inserite il codice. Quindi codice BestYT, mi raccomando tutti quanti. Ci vediamo nel prossimo video. Bella, raga.